Come può fare una donna a stimolare le fantasie sessuali di un uomo per sedurlo? Intanto dobbiamo intendere cosa sono le fantasie sessuali. Una fantasia è un qualcosa che non è stato realizzato o che è stato realizzato solo parzialmente. Quindi è un qualcosa di compresso in qualche modo, è un desiderio non realizzato, per cui acquisisce sempre di più molto potere. E noi tendiamo a coinvolgerci, tendiamo a innamorarci di tutti quelli che potenzialmente amplificano le nostre fantasie, senza soddisfarle completamente. Cioè, si innesca un meccanismo tale per cui tendiamo a coinvolgerci con quelli che ci fanno intendere che potrebbero essere potenziali, diciamo così, erogatori delle nostre fantasie sessuali che ci fanno da specchio da questo punto di vista, ma non le soddisfano mai fino in fondo, perché altrimenti viene meno la differenza, diciamo, tra la fantasia e la realtà. Per cui, siccome la nostra parte emotiva si nutre di fantasie, nel momento in cui questa fantasia è pienamente desiderata, perde interesse, un po' come dire io ho sete. E se bevo un po' un sorso d'acqua, questa sete magari mi aumenta pure, un po' si appaga, ma un po' mi aumenta. Ma se mi costringono a bere acqua e continuo a bere acqua, dopo 2 litri d'acqua io non ne posso più di acqua, non mi interessa più l'acqua, non è più una fantasia. Ecco quindi che il meccanismo è questo. Come fa una donna quindi a scoprire quelle che sono le fantasie sessuali di un uomo? Beh, può intanto provare dal suo comportamento, può provare a stimolare le fantasie sessuali. Ad esempio, una fantasia sessuale è il voyeurismo. E allora una donna, se vuole provare se un uomo, diciamo, ha questa fantasia sessuale, cosa deve fare? Beh, deve magari, ovviamente deve avere la possibilità di uscire con lui in compagnia e magari di fronte ad altri si scoprirà un po' le gambe. Abbasserà un po', diciamo, il décolleté per fare intravedere qualcosa nel seno, darà qualche stimolo e se nota che dall'altra parte ci sono dei segnali di radimento, il busto viene in avanti, l'attenzione è tutta proiettata verso questa persona, beh, ha subito trovato una fantasia. E ad esempio, un'altra fantasia sessuale che possono avere gli uomini è legata a tutti i feticismi. I feticismi sono prendere parte del corpo e farlo diventare il tutto. Quindi, non so, c'è il feticismo del piede, il feticismo degli oggetti, le calze, queste cose qua, abiti, vestiti particolari. Per cui anche questo può essere provato mandando lo stimolo, ad esempio mettendo una calza particolarmente ricamata con qualche cosa che si intravede il pizzo, qualcosa del genere, e provare a stimolare per vedere se si notano segnali di gradimento, oppure esibire il piede con una scarpa particolare. Poi, anche qua, deve osservare attentamente il feedback che ottiene dall'altra parte. Se c'è un'attenzione particolare, un segnale di gradimento, un mettersi complementare alle esigenze, cioè diventare più interessato, dare segnali di manifestazione più diretta, magari chiamare più spesso, eccetera, vuol dire che la fantasia è stata colta. E insomma, se ne possono stimolare di diverso tipo. Ci sono uomini, ad esempio, che hanno, per dire, un'omosessualità latente, quindi vanno alla ricerca di una donna fallica, una donna che in qualche modo possa sottometterli e avere aspetti maschili molto forti. Anche qua può essere stimolata questa cosa, ad esempio con un abbigliamento particolarmente maschile, duro, sexy, però penetrante, incisivo. Insomma, una donna che gesticola in questo modo, che è rigida, che tende, diciamo, a evidenziare magari i problemi, a esibire falli o cose di questo genere, insomma, magari facendo finta di niente, estrae un attimo il vibratore dalla borsetta e lo rimette dentro, per dire, lanciare segnali di questo genere, e anche qua se nota un interesse particolare, qualcosa di particolare, ha fatto bingo. Una volta che viene scoperta la fantasia, viene assolutamente stimolata nello stesso modo, per cui questo è un modo veramente
utile e importante per sedurla. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao!